Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo 941, non mi ricordo su cosa eravate venuti, per cosa eravate venuti a vedere. Siete venuti a vedere un video qui sul mio canale, signori. Sono Maullo 941 e oggi siamo su Minecraft, signori. Torniamo a giocare su Minecraft, ma torniamo a giocare su Minecraft su PlayStation 4, signori. Ebbene sì, ho abbandonato la versione PC, mi sto lanciando sulla versione per PS. Non so minimamente giocarci, ci ho giocato qualche volta ma mai in maniera approfondita, ma siamo qui per provarci, signori. Nuova avventura, nuove animazioni, nuove emozioni. Partiamo col gioco, signori. Allora, mondi, amici, server, no, mondi, crea il nuovo mondo, perfetto, crea nuovo mondo, ok, non siamo collegati a internet, quindi non so su che aggiornamento andremo, però ci proviamo. Il mio mondo, lo chiameremo Maullo Land, ecco, Maullo Land è più carino. Maullo Land. Così è più simpatico. La Maullo Land, signori, è più carina, è più particolare. Modalità sopravvivenza, ok, difficoltà normale, va bene. Non so i tasti, signori, quindi partiamo gradualmente. Prova mappa di avvio, sì. Cassa bonus, no. Tipo di mondo infinito. Seme non abbiamo. Distanza chunk 8. Ma potremmo anche mettere 10. 10, bello, lungo. Possiamo andare a fuoco amico, ok. Mostra coordinate, diffusione fuoco, sì. Il tritolo esplode, sì. Rigenerazione bottino creatura, certo. Rigenerazione naturale, ok. Rigenerazione immediata, ok. Rilascio blocchi, sì. Rigenerazione immediata, no. Raggio rigenerazione 5, non so cosa voglia significare. Esperimenti, attesi al creatore in vacanza, questi sono tutti annullati. Trucchi, attive trucchi, education sempre giorno, ciclo diurno, mantieni inventario, ciclo diurno, ok, mantieni inventario, no, generazione creatura, infastidisci creatura, rilascio bottiglia dall'entità, meteo variabile, questo non facciamo niente, signori. Modalità di impostazione gioco, multigiocatore, pacchetti di risorse, questo non so, chiedi a giocatore, questo non so cosa voglio significare. Perfetto, signori. Non ci fermiamo in chiacchiere, andiamo direttamente su Crea. Via, signori, partiamo rapidi, veloci e indolori. Vi annuncio che i video di Minecraft usciranno ogni domenica e saranno belli corposi, signori. Non saranno quei video fatti veloci di 10 minuti, via, chi se ne frega. No, faremo dei video belli corposi in cui giochiamo assieme. Porca miseria, siamo partiti, signori. Allora, premi ti invio per aprire la chat. Stiamo calmi tutti quanti. Ok, si sta creando il mondo piano piano che lo guardiamo. Ok, ok. Non è brutta come zona d'inizio. Ok, stiamo calmi. Questa è la chat e non ci interessa. Con questo apro. Ok, la crafting table. Perfetto, che posso muovere anche così. Ok, con questo apro l'inventario. Che cazzo la gamba, scusatemi. Fabbricazione. Ok, e inventario è la stessa cosa, libro delle ricette L3, non ce l'abbiamo il libro delle ricette, ok. Posa, ok, con questo lancio gli oggetti, ok, così mi posso muovere, così apro la chat, ok. E emote, questi non possiamo fare niente, così cambiamo l'inquadratura, perfetto. E con questo abbiamo detto che lanciamo, ok, come così mi abbasso, così salto, ok, e con R2 scavo, ok, così sposto di qua e sposto di qua, mappa esploratore vuota, cazzarola, avevamo una mappa da poter disegnare, l'abbiamo disegnata subito male, ok, signori, siamo su Minecraft, che cosa carina. Allora, la zona non mi dispiace nemmeno poi tanto, sapete, cosa c'è qui di interessante? Allora, come devo capire come si corre, però ok, col doppio tasto di lì si corre, perfetto. Ok, tanti alberi, tanto nulla al nostro intorno. Ok, signori, iniziamo con le cose basilari. Cerchiamo le pecore, perché senza le pecore non abbiamo dove andare. Recuperiamo anche già un poco di alberi, così ci portiamo un attimino avanti col
con i programmi. Ripeto, sarà una... Ok, abbiamo fatto anche degli obiettivi. Con L2 collochiamo gli oggetti, ok. Con L2 scaviamo, perfetto. Non sembra difficile, forse sembra molto più pratico della versione per PlayStation, per computer. Abbiamo già preso dei semini, ok. Iniziamo a muoverci, signori, perché la zona non è malvagia, però dobbiamo intanto avere i primi obiettivi, ovvero la lana, le pecore e la carne, perché senza quelle non andiamo da nessuna parte. Ok, allora, prima cosa, allora, capiamo un attimino, fabbricazione, non possiamo far nulla, ok. Fabbricazione, prendi questo, lo sposti qua sopra, colloca uno, posa. 1 1 1 1, perfetto. So scemo, signori, devo un attimino elimina ricetta, perfetto. Devo un attimino, ok, perfetto. Devo un attimino rimettermi in modalità Minecraft, signori. Non giochiamo a Minecraft da un sacco di tempo, perfetto. Quindi adesso facciamo così, no, colloca, ok, usa, perfetto. No, non le voglio tutte queste cazzate di ricette. Mi devi andare a fare. Prendi questo e mi fai posa 1, posa 2, posa 1, posa 2, posa 1. Ovviamente, certo, con quelli possiamo andare a fare direttamente. Certo, lui mi dà direttamente nell'inventario quello che possiamo fare. Così noi evitiamo palesemente di dover perdere 8000 ore a fare quello che sto facendo io. Certo, non sarebbe male come idea, peccato che non abbiamo... No, allora, elimina ricetta. Siamo calmi, signori. Devo un attimino prenderci la mano. Devo un attimino per... Che cosa cazzo non l'hai fatto? Elimina ricetta. Allora, questo mettimelo qua, perfetto. Questi difali tutti, ok. 1, 2, 3, perfetto. Questo lo pigli e fai 1 e 2. E ci abbiamo anche la piccozza, perfetto. Intanto stiamo facendo tanti belli obiettivi, che cosa carina. Così, ok, e questo ne mettiamo uno qua, perfetto. Sì. Allora, per iniziare gli oggetti base ce li abbiamo, signori. E questa già è tanta roba. Oh, che cazzarola, devo un attimino prendere confidenza con i tasti, signori. E non è per niente facile. Per uno che ha giocato anni e anni alla versione computer, se faccio così, fabbricazione, inventario, non capisco cosa cambia fra inventario e fabbricazione, però va bene. Lo scopriremo andando avanti col gioco, signori. Se qualcuno lo sa, me lo dica. Allora, iniziamo a muoverci. Recuperiamo un altro poco di legna, che la legna all'inizio sbuccia la corteccia. Ok, no, non ci interessa, non sbuccia la corteccia. Però dobbiamo intanto recuperare tanta legna, e in modo tale da poter farci anche una minima casa, più o meno. Intanto dovremmo riuscire a trovare un posto dove dormire, che non sarebbe male come cosa. Se poi ci desse anche degli alberelli, sarebbe tanta roba. Signori, io sono pronto ad ascoltare qualsiasi tipo di consiglio. Ripeto, io non ho mai giocato la versione per PlayStation, quindi sono molto scarso in questa frangente. Oh, l'alberello ce l'ha dato pure, perfetto. Possiamo anche ripartire con un alberello. Perfetto, abbiamo 10 tronchi, un alberello e tanta voglia di fare. Ok, andiamo di qua. Dovremmo anche iniziare a cercare degli animali, signori, perché senza gli animali non concludiamo niente. Io tra l'altro non sento assolutamente nulla. Lui sta salvando. Oh, delle galline che intanto è cibo. Così, nel dubbio, gallina mia, tu non mi stai più tanto simpatica, gallina. Oh, anche una mucca lì, mucchetta mia. Vieni qua, perfetto, signori. Ok, mi dispiace aver ucciso i primi due animali che abbiamo trovato nel gioco, ma ci serve il cibo. Noi stiamo camminando senza una reale meta. C'è troppo verde qui, signori, troppo verde e non va bene. Muoviamoci in qualche modo. Tra l'altro noi la mappa... Ok, quindi andando di qua andremo nuovamente verso il mare. La mappa mi suggerisce, no? C'è un'altra apertura col mare. I ghiacciai ci sono! Ci stanno i ghiacciai, signori, tanta roba! Porca miseria! Sono ghiacciai quelli, sì!
Dai, non è brutta come zona comunque. Qui c'è addirittura una caverna con del carbone che pigliamo. Piglia sto carbone, che mo ci serve pure. Dai, raccogliamolo. Signori, voglio che sia una serie così. Non so a quanti può piacere, a quanti magari può non piacere, ma voglio che sia una serie anche con episodi abbastanza lunghi. Anche con episodi abbastanza lunghi in cui però giochiamo tranquilli, ci divertiamo e ci rilassiamo, perché Minecraft deve essere un gioco rilassante, non deve essere un gioco stressante di dover per forza fare episodi di 10 minuti veloci, quello che succede succede. No, viviamo assieme, viviamo assieme. Intanto stiamo raccogliendo un bel po' di carbone, perché il carbone ci vuole sempre. Io non so in che versione stiamo giocando, sinceramente, perché ripeto, non conosco bene le faccettature della versione PC. Nella versione per PlayStation dovremmo prendere anche un po' di pietra, però, perché sennò la fornace come la costruiamo? Con la fantasia. Quindi prendiamo anche un po' di pietra. Abbiamo due ramoscelli di albero che sono importantissimi. Per ora la pietra bianca la lasciamo lì dove sta, perché non ci serve, signori. La pietra bianca è proprio l'ultima cosa che proprio serve. Abbiamo già preso due livelli di esperienza. Mi sembra una cosa ottima. Abbiamo anche questi due pezzettini di terra, ma io prenderei anche un po' questo. Ma sì, dai, chi se ne? Chi se ne? Allora, là ci sono delle montagne altissime. Ottimo, ottimo, sì. Ma noi dobbiamo sempre cercare pecore, signori. Noi siamo messi abbastanza male, oserei dire, perché mi sa che tra un poco calerà il sole, sicuro. Arriveranno i mostri e noi passeremo la nostra prima notte a cacciare i mostri. E non è la cosa più bella di questo mondo. Pecorelle. Stiamo rientrando verso l'interno. E questa non è una mossa molto da persone intelligenti. Lui sta salvando. Bravissimo, salva. Proviamo ad andare un attimo da questa parte. C'è un'altra gallina o pollo, come dir si voglia. Lo andiamo a ammazzare velocemente. Polletto mio, farai una brutta fine anche tu. Damo, sei così. Ok, pollo e piuma. No, che ci sono altri animali, vero? C'era sto pollo qua perso per i meandri. Sì, niente da fare, signori. Non ci stanno altri polli. Niente. Non ci stanno altri polli, non ci stanno pecore. Mi sa che siamo tornati al punto dove eravamo prima. Appunto, sì, siamo dei perfetti rincoglioniti, signori. Siamo tornati nel punto di generazione. Ok, va bene, sì, ricordo questo tronco, non è vero. No, oh, vedo un maialino. Maialino, ma spuntano così a caso gli animali? È un lupo, un maialino è il lupo. E il lupo non fa niente al maialino. Perfetto. Allora noi ci andiamo a ammazzare il maialino. Maialino mio, grazie. Il sole sta calando, signori. Siamo messi malissimo. Già vedo il cambiamento di luce, il sole che cala e siamo messi malissimo. Siamo messi malissimo, perché passare la prima notte già così con i mostri che ci attaccheranno. Ma là ci stanno le tartarughe. Bene, andiamo verso quelle montagne, signori. Andiamo verso le montagne, andiamo verso le montagne. Sta salendo la luna, sta salendo la luna. E io ho bisogno. Queste canne da zucchero ce le portiamo via. Stiamo razzolando l'impossibile. Guardate che bella quella montagna là, spettacolo. Spettacolo, potremmo farci casa nostra là sopra, signori. Potremmo farci la nostra casetta là sopra. Intanto è calata la notte, è calata la notte e noi siamo morti perché non ci stanno le pecore e non mi posso fare il letto. C'è una mucca che si sta suicidando, però questa è una cosa interessante. C'è una mucca che ci sta venendo incontro. E là già vedo, a sinistra, signori, sotto un albero c'è uno scheletro. Porca miseria, nemmeno il tempo di iniziare, nemmeno il tempo di iniziare, mannaggia di una pupazza ambriaca. E mi sa che già mi ha visto quello scheletro di... No, no, si è andato a fare un bagnetto lo scheletro, ok. Seguiamo la mucca, signori, seguiamo la mucca. Questa è la mucca, ci indica la strada. Intanto l'ammazziamo la mucca, l'ammazziamo male. Muori mucca, ok. Dobbiamo andare di là, ci servono le pecore, signori. Che poi non è che ce ne serve una pecora, ci servono almeno tre pecore. Se no non abbiamo che fare. Ci servono almeno tre pecore. Dai, non ci sto a vedere più nulla. Dai, 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 dai. Ci sono pecorelle? No. Dobbiamo muoverci con circoscrizione. Calma.
Non ci stanno le pecore, ma stiamo scherzando. Non ci stanno le pecore, signori. Un villaggio! Madonna, che botta di natiche, signori. Un villaggio e uno zombie con una spada di ferro. Ok, uno zombie. Ammazziamo il primo zombie, signori. Il primo zombie della serie. Il primo zombie della serie, lo ammazziamo noi. Lo ammazziamo noi, il primo zombie della serie. Togli così e muori, bastardo. Ok, là ce ne sta un altro. Ho avuto l'impressione ci fosse uno scheletro. Mannaggia a te, mi ha fatto spaventare. Dai così. Fuori anche questo zombie. Dai così. Devi morire. Devi morire male. Allora, signori, là c'è un villaggio. Il problema è che io non mi ci voglio avvicinare a quel villaggio. Perché, dannazione, potremmo attirare tutti i mostri possibili e immaginabili. Però, se noi riuscissimo ad arrivare velocemente, potremmo far saltare via un come si chiama? Un villaggero. Andarci a coricare al suo posto. E sì, però ci sta il ragno che ci sta puntando proprio male. Ci sta un ragno che ci sta puntando. Sta attraversando l'oceano per venirci ad ammazzare. Ok. Che ragno simpatico. Che ragno simpatico. No, 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 il ragno non ci ha puntato. Attenzione, il ragno non ci ha puntato. Il ragno non ci ha puntato e noi velocemente lo ignoriamo. Però forse dovremmo anche ammazzarlo. Non muore il ragno, no, bastardo. Non muore. Va bene, calma, 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 calma. Io forse sto facendo il più grosso errore della mia vita. Sto facendo come usa, apri, chiudi. No, l'alambicco. Signore, abbiamo fatto centro. Abbiamo fatto centro. Il problema è che non possiamo dormire. Non possiamo dormire. Ho beccato l'unica casa in cui non ci stava il letto. Ma voi vi immaginate che ho beccato l'unica casa dove non ci stava il letto? Ma porca. Ragnetto, vieni qua, cucciolo. Ti voglio domesticare, vieni qua. Ci serve una casa col letto, 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 una casa col letto, una casa col letto. Via 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 via
No, dormi, via. Alzati dal letto. No, nessuno, dormiamo, via, 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 veloce. Ok, signori, prima notte passata. Abbiamo scalzato un villaggero. Ora andiamo a salvarli tutti quanti dagli zombie che ci sono in giro. Ok, cazzaro, là c'è sta un creeper. Aia, aia, aia. Però se riusciamo a farci vedere dal creeper. Attenzione, attenzione. Ehi, Gino, Gino, Gino Pomicino, vieni qua. È bello che a loro non li fa esplodere. Solo a me punta. Il bastardo. Il bastardo di un creeper. Non siamo stati abbastanza veloci per sistemare. Va bene, non vi preoccupate, lo sistemo io qui il buco. Tranquilli, tranquilli. Sistemo io il buco, nessun problema. Nessun problema, signori. Se riesco un attimino a capire come cazzo la funziona ancora qua, ci organizziamo. Sistemo tutto io, tranquilli. Nessun problema, nessun problema. Calmi, calmi, calmi. Calmi, calmi, calmi che sistemo tutto. Colloca, dai, dai così. Dai così, chiudi, 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 chiudi. Ma io mi sa che con solo tre pezzi non riesco a chiudere proprio nulla. Va bene, prossimamente ve lo sistemo. Promesso. Prossimamente ve lo sistemo. No, ve lo sistemo subito, dai, dai. Damose, damose, dai, dai. Sono stati tanto carini da ospitarmi la prima notte. Che facciamo? Li abbandoniamo così? No, non mi sembra nemmeno giusto. Mi abbiamo detto di essere una serie calma e tranquilla. E sarà una serie calma e tranquilla. Allora, 9 pezzi, riesco con 9 pezzi a chiudere? Riesco con 9 pezzi a chiudere? No, mai nella vita, però va bene, ci proviamo a fare una cosa così. Dai. Bah, mi sono rotto le scatole, va bene, ve lo lascio così, è carino. Signori, allora, tanti gatti, facciamo un giro del villaggio. Tu chi cazzarola sei? Ma lui fa gli scambi. Carbone, 15 carbone per uno smeraldo. 5 smeraldi per un. Per un pezzo di armatura. No. No, mi dispiace. Ho capito. Tu invece? No, lui è un bambino, quindi lui non ci facciamo nulla. Questa gran casa qua sopra, bellissima. Che cazzo? Che cos'è? Va bene, le strutture belle di Minecraft. Una cassa vuota, ottima. Un'altra cassa vuota anche questa, ottima. Noi siamo andati là. Qua c'è una casa, sì. Buongiorno, lei è quello di prima, perfetto. Cosa c'ha qua sotto? Niente. Allora, tanti strumenti interessanti, ma poco utili. Boh.
Mi sembra normale una cosa del suo genere. Mi fanno sprecare il legno per andare a casa di questo. Ora, c'è l'alambicco. Il problema, me la prenderei pure l'alambicco, ma questo è il grano buono, però scusatemi. È il grano buono, me lo prendo, né? Né? Me lo prendo il grano buono. Ve lo risemino. Ok, uno. Ok, due. E l'altro non mi ricordo in dove cazzarola era. Questo me lo prendo pure, grazie, gentilissimi. Ve lo risemino. Bello così. E questo me lo piglio pure e ve lo risemino. Ok. Dobbiamo continuare a girare per le case, signori. Mi sono un attimino perso. Di qua. Buongiorno. Qua c'è un'altra braciere. Ma non c'è niente nemmeno qua. Qua c'è un'altra casa con una crafting table e null'altro. Un primo villaggio così a botto, però attenzione. Un elmetto. Ce lo pigliamo, signori. Elmetto di cuoio. Meglio di niente. Questo è un blocco di... No, pietra quella lì. I calderoni, e qui non sembra esserci nulla. Sapete che quasi quasi però io la casa me la costruirei qua vicino, signori. Per non sapere né leggere né scritto che... Questo non fa niente, non vuole fare scambi questo, niente. Questo è antipatico. È antipatico. Di qua, salve, niente nemmeno di qua. Ok, sì, io quasi quasi la casetta me la costruirei qua vicino, signori. Questo è qualcosa per il potenziamento. Sì, io quasi quasi sì, signori. Perché se noi ci andiamo a costruire la casetta qui vicino, comunque abbiamo questa zona. Da dove cazzo si entra in questa casa? Questa zona che comunque possiamo sfruttare. Tanto di sicuro mi piglio un letto. Di sicuro, per non sapere né leggere né scrivere, gli fotto un letto così. Possiamo dormire tranquillamente. Cassa! E che c'è? Un secchio. Erba. Che te la tieni tu? Un ramoscello di acacia. E un secchio. Il secchio può tornare utile. Il secchio può tornare utile. Ci pigliamo il letto rosso, signori. Il letto rosso proprio da tradizione di Minecraft, signori. Proprio qui. Questo sta sopra l'alambicco. Questo cosa scambia? 32 per smeraldo e uno smeraldo per 2 di redstone. Ho capito. Diciamo che gli scambi non sono proprio ottimali ottimali, però va bene. Già aver trovato un villaggio al primo video così all'avventura già è tanta roba. Le carotine me le prendo pure, signori. Che non mi voglia nessuno male, ma le carotine ci stanno. Gliele ripianto senza ombra di dubbio. Senza dubbio gliele ripiantiamo così non li lasciamo morire di fame, anche se... Ne ho prese altre? No, ho preso solo queste quattro carotine. A posto. Così abbiamo noi anche noi il nostro cibo. Qui non ci sta niente a parte l'alambicco. E da qua è il porticciolo da quale siamo arrivati. Perfetto. Perfetto, signori. Allora, io come primo video mi potrei anche fermare qua. Perché dico già, il primo video è stato bello sostanzioso. Vediamo solamente una cosa. Qui abbiamo la campana che però la lasciamo lì. Vediamo se c'è una parte... Potremmo creare lì sopra a casa nostra, ma siamo troppo vicini al villaggio. No, effettivamente avevo visto più in là, che magari c'è un po' più di spazio, così allora li lasciamo qui tranquilli. Noi potremmo andare a creare casa nostra verso questa zona di qua, così ci andiamo a unire con loro. Ecco, tipo qua. Tipo qua che abbiamo la lava lì sotto, il fiumiciattolo. Che secondo me si può sfruttare in qualche maniera. Se no là sopra facciamo una mega scalinata di qua. Spettacolo con la lava che arriva qua sotto. Facciamo una mega scalinata di qua. Sali. Così tipo governiamo tutta questa zona di qua. Sì, però devo stare attento a non rompere proprio tutta la lava. Perché se no sono uno scemo se rompo tutta la lava. Aspettate, signori, facciamo una scaletta. Una scaletta mini mini. Per salire sopra, la facciamo così di qua. Così, a posto. Nel frattempo stiamo anche regolando dei blocchi di pietra che possono tornare sempre utili per qualcosa. Dai, rompi questo, sali di qua, sali di là. C'è pure una caverna. Oh, ma che vogliamo chiedere di più? No, rompi questo. Ovviamente stiamo distruggendo un attimino il prospetto di questa della montagna. Ok.
Sapete che mi piace l'idea? Potremmo costruirla qua sopra, fare una mega scalinata da lì che passa sopra, che sale qua e fare qua sopra casa nostra. Molto semplice, pulita. Guardate quanto spazio abbiamo. Là c'è pure un fungo, là sopra c'è la neve che ci può tornare. Guardate quanto spazio abbiamo per fare casa nostra, signori. Considerando che da quel lato c'è il villaggio, quindi abbiamo risorse infinite. Risorse infinite è il cavolo, perché abbiamo dei villaggeri che fanno degli scambi inutili, proprio inutili. Però va bene, però dico, meglio di niente, meglio di un calcio nel sedere, signori. Recuperiamo questo carbone e io direi che per questo primo video ci possiamo fermare qua. Questa settimana io cercherò di capire come poter fare un design di una bella casa, o ma quantomeno una casa diversa che non abbiamo mai fatto in tutti i video. Qui dovremmo andare a mettere un po' di pietrame nuovo, perché ci stiamo a pigliare sto carbone e stiamo a fare il buco, sennò potremmo levare tutto. E che se leviamo tutto, dobbiamo capire a che altezza fare la casa, se farla a questa altezza di qua. E quindi abbiamo tutto questo. Ci sta pure il laghetto. Che carino il laghetto. Va bene, signori, mi sto un attimino perdendo in chiacchiere. E come cazzo ci risalgo io? Mi sto un attimo suicidando da solo proprio per concludere il video in bellezza. Però, aspettate. No, non ci sto a morire così al primo video, no. Perfetto, ok, via, via, via. Se non sbaglio, no, così si apre l'inventario. No, così ci si abbassa, così si salta, così. Che, come cazzo, così si lancia. Perfetto, spada, sputa. Ok, signori, siamo una bella bionda come al solito, non abbiamo il nostro screenshot, non abbiamo il nostro personaggio, però va bene, come primo video mi fermerei qui e noi ci vediamo domenica prossima per un nuovo video qui di Minecraft, signori, in cui inizieremo a costruire la nostra casa in questo bellissimo spazio. Nel frattempo il sole sta calando di nuovo. Detto questo, io vi ringrazio per la visione di questo video e noi ci vediamo prossimamente, come sempre, qui sul canale per nuovi contenuti. Bella raga, ciao!